siamo in compagnia di Enrico J. Scatta col Trend. Buongiorno e grazie per essere con noi, Enrico. Alessandra, buongiorno, ben trovata. Grazie a te, alla redazione e a tutti gli ascoltatori, come sempre. Allora, faremo sia un'analisi della situazione attuale, ma poi naturalmente faremo anche il coming up di settimana prossima, perché se come questa vuol dire tanta volatilità, tante emozioni, no? Beh, è chiaro che la settimana che si sta chiudendo è stata una settimana differente dalle precedenti, ma è una settimana che fa trading, in qualche modo più o meno si aspettava, perché da tempo si comincia a nominare la famigerata parola tapering, e quindi ogni neanche cattiva notizia, ogni possibile cattiva notizia viene subito scontata in negativo dai mercati. Quando sono in un eccesso di prezzo come questo, è perfettamente normale che al minimo sentore, alla minima paura, chi sta facendo bei profitti liquidi almeno una parte. È perfettamente legittimo. Vediamo DAX e Wall Street sui massimi storici, vediamo le commodities tutte a prezzi molto molto alti, e quindi basta poco per scappare, insomma, è normale. E credo che anche la settimana prossima vivremo molta volatilità, perché comunque vediamo come oggi dati negativi su Wall Street e anche il sentore di quello che è l'Università del Michigan, che ha un dato probabilmente negativo. Questo cosa fa? Fa sì che gli investitori puntino sul fatto che con dati negativi le banche non vadano ad allentare il sostegno, e quindi fa salire l'azionario. È l'esempio più lampante di come le cattive notizie siano buone notizie per la borsa. Insomma, c'è sempre di più questo scollamento fra vita reale e borsa, insomma, ed è alla fine anche affascinante vedere che escono cattive notizie e la borsa sale. Eh sì, sicuramente ormai si considerano solo alcuni dati macro, come per esempio l'inflazione, perché potrebbe essere proprio quella che potrebbe indurre la Fed e le banche centrali, insomma in generale, a cambiare la propria politica monetaria. Intanto parto con alcune domande. Sergio chiede un parere su Palantir e poi abbiamo un Michele che voleva ringraziarti per aver indicato Safilo e un tuo parere su Coty e su Commerzbank. Intanto partiamo con Palantir. Sì, Palantir è una di quelle azioni che ha un grafico, uno storico giovane di recente quotazione. È una di quelle azioni che quando esce fa molta volatilità. Molti trader, molto spesso sono giovanissimi, chiaramente vengono attratti da queste IPO. Palantir si occupa di software, di trattare i cosiddetti big data, quindi i dati di tutti noi che vengono presi e rivenduti. E quindi, ecco, sono azioni che per un certo periodo vengono seguitissime, come è stato GameStop, per esempio, per alcuni giorni poco tempo fa, e adesso già non la sentiamo più nominare. Quindi Palantir adesso diciamo che va molto di moda. Detto questo, oggi Palantir al momento mi sembra che faccia all'incirca un più Eh 5%. sì. La candela importante di 3 sedute fa, una candela daily che aveva fatto un engulfing, è stata una candela di ripartenza. Abbiamo una resistenza di brevissimo proprio ai 20 dollari, e credo che se oggi dovesse il titolo chiudere sopra i 20 dollari, lo ritengo un segnale di acquisto per andare a fare i 25 dollari, quindi alla prossima resistenza, che sono stati i massimi che il titolo ha fatto a metà aprile. Per cui, se dovessi dare una mia idea, con chiusura odierna sopra i 20 dollari, lunedì stesso entrerei. Ottimo. Intanto proseguo con la domanda di Michele, ripeto, è una persona Coti? che probabilmente ti segue, ringrazia per Safilo e un parere su Coty. Sì, allora, per Safilo sicuramente si riferisce alla pillola che avevo fatto, credo, un paio di settimane fa con Manuela, in cui avevamo individuato Safilo e contestualmente mi sembra Servizi Italia. Safilo aveva un grafico che secondo me era molto molto ben impostato al rialzo, poi è uscita una trimestrale eccellente. Credo che da quel giorno a oggi abbia fatto all'incirca un più 20%, quindi è andata bene così, ben venga per tutti. Allora, Coty è una società su Wall Street, è una delle più importanti società cosmetiche, soprattutto di profumeria al mondo. Aveva un trend
il bassista. Ti chiedo una cortesia, Alexandra, se potessimo un istante vederlo sul settimanale, Certo. perché aveva un trend di bassista molto importante e consolidato, e questo trend attualmente, secondo me, è invertito e ha anche rotto al rialzo una resistenza importante che era in area 8 dollari. Adesso questa resistenza è un supporto, quindi se Coty dovesse riavvicinarsi agli 8 dollari, che è un supporto, credo sarebbe un bel livello per un ingresso anche di medio periodo. Quindi monitorerei gli 8 dollari per un long su Coty. Mentre su Commerce Bank mi hai detto. Sì, assolutamente. Poi credo che la domanda è anche molto interessante in quanto oggi stiamo assistendo dei movimenti piuttosto interessanti per quanto riguarda Commerzbank in rialzo del 3,83%, però non è proprio per caso, c'è stato un upgrade da parte di Morgan Stanley. Sì, anche questo se potessimo vederlo sul settimanale, diciamo che tutto il settore bancario è un settore che non deve aver paura dell'inflazione, anzi ne andrà a beneficiare chiaramente perché tassi più alti permetteranno alle banche di ricevere interessi passivi più alti sui mutui e prestiti che erogano. Commerzbank, altro titolo che ha invertito il trend, qui avevamo anche un trend ribassista importante di lunghissimo periodo. Nel 2017 Commerzbank era 13 euro e ancora prima. Nel 2009 era anche oltre i 100 euro. Ha invertito chiaramente il trend, quindi ha rotto una resistenza ai 6 euro. Per cui, se è vero che il DAX, come altri indici, è sui massimi storici e ci possiamo aspettare anche nelle prossime sessioni un normale ritraccio, potremmo rivedere Commerzbank a 6 euro e sarebbe anche lì un livello eccezionale, secondo me, in ottica long per entrare, ma per il medio periodo, proprio per tenere il titolo in portafoglio, perché i bancari beneficeranno dei tassi in risalita dell'inflazione. Allora, intanto ti chiedo un parere dall'altra parte su, poi torniamo a Wall Street perché ci arrivano tantissime domande, però proprio un flash, un tuo parere su UniCredit. Poi tra l'altro volevo ricordare ai nostri telespettatori che questa settimana è stata una settimana importante per la banca perché ha presentato il nuovo piano strutturale, è molto diverso, sono cambiate tantissime cose, però ci tenevo a ribadire che BlackRock, che l'azionista di maggioranza, ha votato no. Per quanto I riguarda, compensi. esatto, bravo, il compensi, la remunerazione, scusate, dell'amministratore delegato. Quindi un segnale importante che arriva da BlackRock. Intanto UniCredit oggi 1,70%, un rimbalzo dopo una seduta difficile di ieri. Volevo capire un po' il tuo parere. Allora, il mio parere è che Unicredit è uno di quei titoli da preferire, paradossalmente anche rispetto a Intesa, che potrebbe essere più solida e patrimonializzata. Ma UniCredit adesso sta rompendo un livello, parliamo dei 10 euro, che è una soglia psicologica importantissima. E poi c'è un fatto che va, secondo me, considerato. Molti chiedono se UniCredit potrà avere dei danni dalla possibile acquisizione obbligata, chiamiamola così, di Monte Paschi. E questo sembra frenarla un po'. Probabilmente lo Stato che detiene la maggioranza di Monte Paschi farà in modo che UniCredit alla fine sarà obtorto collo, costretta a prendere Monte Paschi, ma vedrai che quelli che sono i cosiddetti crediti deteriorati, insomma la parte negativa di Monte Paschi poi sarà secondo me scorporata e UniCredit ne beneficerà alla stragrande. Quindi UniCredit, come tutti i bancari long. E se dovesse ritornare a fare 9,80, 9,90, quindi riavvicinarsi ai 10, che sono un supporto interessantissimo, credo che vada assolutamente messa in portafoglio. In generale, UniCredit la vedo molto, molto bene per il medio periodo. Ecco, questo era un punto secondo me molto importante. Poi c'è da dire che comunque le banche italiane hanno pubblicato un'ottima trimestrale e sono state estremamente resilienti anche a livello di NPL. Un parere su Atlantia. Oggi abbiamo visto le trimestrali di Atlantia, un rosso scusate, 67 milioni nel primo trimestre. Quindi andiamo a vedere anche come reagisce il titolo e sentiamo che cosa ne pensi di questo titolo estremamente speculativo. Però, per la verità, abbiamo visto Atlantia perdere ben più di poco più di mezzo punto percentuale, che è la perdita attuale in borsa. Sì, Atlanti oggi è andata a perdere oltre il 2%, adesso sta recuperando, fa un meno 0,57%. È un titolo che io ho in portafoglio e devo essere Davvero? sincero, sì, devo essere Ti sincero, se piacciono no i titoli sembra. speculativi, Enrico? No, io non.
Diciamo che Atlantia può sembrare un titolo speculativo, se noi lo vediamo sono 6 mesi che sta intorno al livello a cui sta adesso, quindi diciamo che è un titolo che può diventare speculativo, ma adesso è un titolo che dorme perché balla tra i 15, i 16, eccetera, 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 eccetera. Io ho provato a prenderlo quando è andato in rottura dei 16, sperando che poi partisse, forte dell'idea, che spero giusta, chiaramente, che comunque non sarà tolta nessuna delle concessioni, e con Aspi, eccetera, eccetera, si troverà un accordo, perché sappiamo come funzionano le cose in Italia, e quindi alla fine non dico che finirà a tarallucci e vino, ma comunque sono convinto che Atlantia non andrà a perdere nulla, e quando uscirà qualche notizia che si troverà l'accordo, Atlantia ripartirà, secondo me, fortemente al rialzo. Quindi è un titolo che proverei comunque a tenere sempre in portafoglio, anche perché diciamo oggi, con dei dati molto negativi di trimestrale, alla fine, ecco, vediamo adesso perde lo 0,5, e con la ripresa post pandemia dei movimenti e tutto, secondo me, fra le notizie buone che arriveranno dallo Stato e la ripresa, credo che ne beneficerà. Quindi anche Atlantia proverei a tenerlo in generale. E poi passiamo, se vuoi, alle domande, vado veloce. Credo che tutto il nostro listino farà meglio di tutti gli altri listini, proprio perché l'inflazione andrà a far bene ai titoli finanziari e bancari. E noi siamo il listino che più al mondo ha titoli bancari e finanziari. Quindi Assolutamente sì, uno dei listini più bancocentrici, credo insieme all'Ibex, se non sbaglio. Sì, però noi ancora di più, perché poi devi metterci Azimut, devi metterci Generali, devi metterci Banca Generali, e quindi siamo infarciti di finanziari. Ecco, questa era un'ottima affermazione da tenere in conto, naturalmente, perché l'inflazione sta tornando e per quanto le banche centrali dicono che sia transitoria, potrebbe anche non esserlo, potrebbe anche essere strutturale, come abbiamo parlato proprio ieri. Intanto proseguo con le domande che, visto che siamo su tema Europa e Piazza Affari, Giuseppe chiede un parere su Autogrill e Cattolica, e poi c'è un altro tuo telespettatore che chiede un titolo quotato a Wall Street, ma ci arriveremo tra poco. Ok, allora andiamo su Autogrill. Dunque, al momento Autogrill, se i miei occhi vedono bene, sta facendo un più 3,50. E quindi ecco, parliamo di un titolo che Sì. ha anch'esso svoltato, e diciamo che sta intorno ai 7 euro. Aveva una resistenza molto molto importante ai 6,40 euro, e quindi diciamo che sul settimanale non sta formando una candela importante o molto molto positiva. È una resistenza forte a 7,50, un doppio massimo. Il trend è rialzista, chiaramente, quindi provare ad attendere di nuovo area 6,50 per un ingresso long, perché adesso è un buon supporto. È un titolo sul quale non avrei scommesso nulla quando uscì la notizia dell'aumento di capitale dei 600 milioni. E invece mi ha spernacchiato, e quindi purtroppo sono rimasto fuori. Però ecco, se torna a 6,50 si può provare. L'altro titolo, chiedo scusa. Allora, l'altro titolo è Cattolica, Ah, sempre ok. invito i nostri telespettatori di specificare. Allora, ecco, Cattolica è un problema, ossia ha una resistenza fortissima a 5,50. E finché non rompe quella, continuerà con questo trading range che ormai dura tra i 4,70 e i 5,20, che dura da febbraio. Quindi proverei solamente un ingresso sulla forza, quindi sopra i 5, e diciamo sopra i 5,40, secondo me si può entrare anche di medio periodo, perché dopo non ha resistenze importanti, ma solo in rottura dei 5,40. Allora, intanto torno velocemente a Wall Street perché Domenico, scusate, Claudio chiede un parere su American Express, che è un altro titolo che mi ricordo bene che tu stai seguendo. Sì, lo sto seguendo perché ieri l'altro stava iniziando a formare un pattern ribassista che mi piaceva molto. Era un pattern, un three black soldiers, ossia tre candele rosse, che si è completato. Nella giornata di ieri ha iniziato il rimbalzo, e anche oggi, insomma, mi sembra che non se la stia cavando male American Express. Diciamo che in ottica long non entrerei ora,
proverei casomai ad aspettare un ulteriore ritraccio perché non credo che sia terminata la discesa, lo storno su Wall Street. In ottica invece di brevissimo, secondo me potrebbe addirittura essere interessante per chi fa trading stretto, diciamo, andare a cercare proprio lo short. Però ripeto, in ottica di brevissimo, andando a posizionare uno stop loss chiarissimo sopra i 161 dollari. Se invece si cerca il long, siamo purtroppo proprio sui massimi storici e quindi proverei ad aspettare un ritraccio in area 140, altrimenti credo sia troppo tardi ora per entrare long. Allora, ti leggo intanto un'altra domanda e poi aggiungo qualche mia domanda, giustamente, mi sembra giusto. Un parere su Enel, anche se è un titolo che abbiamo già analizzato, ma intanto sentire il tuo parere sulle utilities italiane non fa male. Allora, Enel ha preso il supporto in area 8 nelle ultime sessioni e sta ripartendo. È un titolo, beh, che i fondi non lasciano mai perché offre dividendi importanti, eccetera, eccetera. Sulle utilities, però, ci sono titoli che secondo me sono rimasti indietro e che preferirei rispetto ad Enel. E parlo di un titolo che io seguo da tanto tempo e parlo di Hera, che è un titolo che ha rotto al rialzo i 3,30 euro, che era una resistenza chiara, e adesso sta navigando bene e ha tanto spazio per salire. Quindi le utilities sono degli anticiclici per eccellenza e quindi in un periodo di possibile difficoltà ti proteggono. Però ripeto, Enel secondo me è troppo alta rispetto ad altri competitor dello stesso settore, quindi non entrerei ora su Enel. Ma appunto preferirei Era o anche altri come Ascopiave, insomma. Invece, tornando a Wall Street, oggi abbiamo visto anche un upgrade da parte di alcune, naturalmente, asset manager nei confronti di General Electric, in particolar modo da Citi. Qual è il tuo parere sul titolo? Ti piace o meno? Ha avuto, diciamo, un bel po' di tempo difficile, se vogliamo dire così, sia a livello di performance in borsa, ma anche a livello fondamentale. È un titolo che mi piace tantissimo, infatti lo avevamo preso sui minimi vicino ai 7 dollari e poi venduto successivamente sui 10. Perché mi piace tantissimo? Proprio perché è un titolo perfettamente adatto a periodi in cui la borsa può soffrire. Il classico anticiclico. La gente non lo sa, ma General Electric uno pensa solamente alla luce, all'elettricità, è una conglomerata a livello mondiale. Per ogni dollaro che l'americano medio spende, un centesimo va a General Electric perché ha società su società sparse, eccetera, eccetera. Ed è un titolo che ha sofferto tantissimo, dai 36 dollari del 2007, prima di Lehman Brothers, è andato a 8 dollari. I 10 erano una resistenza chiarissima, li ha rotti. E quindi secondo me se appunto dovessimo avere la settimana prossima o comunque un periodo come questo passato in cui anche General Electric dovesse soffrire un po', ritornare in area 11,50 credo sia un ottimo titolo da mettere in portafoglio. Un titolo che a me piace tantissimo, che il mercato si era dimenticato e a ottobre stava a 6 dollari e adesso sta a 13, quindi ha fatto più del 100%. È uno di quei titoli di cui non si parla mai perché appunto adesso va di moda Palantir e il dottor Elon Musk che ci distrae. Direi ci distrae forse anche non proprio la parola esatta, perché Elon Musk con i propri tweet, ne abbiamo parlato anche più volte nel corso delle nostre dirette, a qualsiasi lingua, che Elon Musk ciò che sta facendo si avvicina proprio ad una manipolazione di mercato, in quanto i suoi tweet hanno un impatto piuttosto importante sia sulle fluttuazioni sulle criptovalute, ma è capitato anche in passato, ne abbiamo parlato più volte per sbaglio, dicendo Per sbaglio. scaricate Signal e le persone sono andate a comprare un'azienda che non c'entra nulla con l'app Signal, e quindi questo non è giusto nei confronti degli investitori, ma anche quelli retail che lo seguono, perché io non penso
penso che la finanza organizzata si metta a seguire Elon Musk, questa è la mia opinione personale, però ciò che abbiamo visto da inizio quest'anno è l'importanza degli, appunto degli investitori retail che sono stati diventati prepotenti, insomma. Alexandra, me and you, we have some idea about Elon, ok? Così non ci capisce, così non ci capisce nessuno. Come sempre sei di buon umore, Enrico. Intanto però ti chiedo un parere sulle criptovalute, perché ci tenevo a ribadire che il Dogecoin sta per essere accettato all'interno di Coinbase, e questa sì che però, questo è un traguardo, bisogna dirlo. Questo è un traguardo. Io, a differenza di Elon Musk, se qualcuno vuole mandarmi donazioni, accetto anche qualsiasi tipo di criptovaluta, lo dico subito, così a scanso di equivoci. Io vorrei dire una cosa velocissima sul Bitcoin, sulla quale invece avevo fatto un'analisi che ritengo che per ora possa essere corretta. Aveva dato dei segnali importanti di eccesso di prezzo, e farei una estrema attenzione alla rottura dei 50.000, perché potrebbe veramente farlo accelerare al ribasso, anche poi con target in area 42.000. Questo lo dico semplicemente perché tanti, anche io non facendo trading sulle cripto, ovviamente lo chiedono e quindi l'ho analizzato. Per il resto, devo essere sincero, non ho proprio competenze alcune, quindi non mi permetto di parlare del Dogecoin, anche perché ho un gatto, quindi evito proprio. È un cane, mi raccomando. Ma io ho un gatto, quindi non posso parlare del Dogecoin. Ah, ok, quindi sei, ho capito, perfetto. Grazie allora, grazie mille ad Enrico J, scatta col trend, e a questo punto buon weekend. Altrettanto a te, e grazie ancora per l'invito, un saluto a tutti, buon lavoro e buon trading. Grazie come sempre.